Benvenuti in un nuovo video e finalmente benvenuti nel primo video recensione di questo 2022. Ovviamente iniziamo con Foodspring, però c'è una sorpresa per voi dal video. Avrete già sicuramente visto la copertina. Oggi proverò due creme che non avete visto nell'unboxing. Inizio da loro perché giustamente questa qui al pistacchio è un'edizione limitata. Mi avete chiesto in tantissimi la recensione prima di acquistarle, quindi sinceramente io ho fatto un secondo ordine e le ho prese appositamente per voi. Io vi amo, lo sapete, quindi questa è una grande dimostrazione. Quindi oggi proveremo la crema al pistacchio proteica, la crema salted caramel, quindi caramello salato, e poi il burro d'arachidi. Era l'unico, quindi ho detto prendiamolo, aggiungo qui perché poi vi faccio il secondo video recensione per le altre tre creme. Io ovviamente inizio dalla crema al pistacchio, è un'edizione limitata, quindi per forza. Allora, il barattolo è da 200 grammi, il barattolo è di vetro, e per quanto riguarda per 100 grammi ha 540 calorie, grassi 40 grammi, carboidrati 31 grammi, di cui zuccheri 7 grammi e proteine 23 grammi, quindi alla fine come valori nella norma. Guarda gli ingredienti, ho letto sul sito, sì, all'interno c'è l'8% per quanto riguarda il pistacchio. Ovviamente è anche giusto che sia così, perché comunque parliamo di una crema al pistacchio e non di un burro, ma questo lo sapete meglio di me. Quindi non ci resta che andare a vedere la consistenza. L'odore mi piace molto, molto solida. Si vede? Oddio, raga, è morbidissima, guardate. Dopo ve la faccio vedere, è proprio super vellutata. Sai che mi sembra? Tipo mousse, tipo... Assaggiamo. Marò, raga, che emozione! Assaggio. Allora, un po' pastosa, si sentono molto le whey, quindi si sente che è una crema proteica, io sento proprio, diciamo, quel retrogusto delle proteine. Io sono abituata ad un altro tipo di crema proteica al pistacchio, proprio come gusto, ma specialmente come consistenza. Allora, che dire? Il pistacchio si sente, ma non si sente tantissimo, non è un'esplosione di pistacchio. Alla fine per il prezzo che ha, perché se non sbaglio costa sui 6 euro, voglio dire una stupidaggine, però 6,50 euro, quasi 7 euro. Per il prezzo che ha alla fine ci sta, però sinceramente mi aspettavo un pochino di pistacchio in più. La consistenza mi piace molto, veramente molto molto, però ecco, quello che sento a primo impatto è proprio quella sensazione proprio di proteine, come giusto che sia perché comunque all'interno ci sono, però se vi dovessi dire che ha un sapore bello di pistacchio, no, assolutamente no. È una crema che però posso dire la finirò tranquillamente, perché vi ripeto, la consistenza mi piace, però forse mi aspettavo qualcosina in più, sì, mi aspettavo di sentire di più il gusto del pistacchio. Infatti io, al primo posto ci sono proprio proteine del siero del latte, infatti io le sento, ve lo giuro raga, cioè si sentono tantissimo. Ovviamente questo è sempre un mio pensiero, anche perché io mi baso su tutte, ma tutte le creme proteiche al pistacchio che ho provato negli ultimi anni, quindi da 2-3 anni a questa parte. E sinceramente non è una tra le più buone rispetto a tutte quelle che ho provato. Mi paragono sempre alle creme, però non è male come crema, anche perché il prezzo alla fine ci sta, perché comunque sta 6 euro. Solitamente le creme che ho provato io al pistacchio, proprio crema proteica al pistacchio, costavano anche 15 euro, 12 euro, 10 euro, quindi parliamo comunque di un prezzo superiore. Comunque, ma andiamo avanti perché mi ispira tantissimo Salted Caramel. Voi l'avete provata? Fatemi sapere. Allora,
sempre 200 grammi, per 100 grammi ha 516 calorie, 37 grammi di grassi, carboidrati 37 grammi, zuccheri 7 e proteine 20 grammi. Vediamo. Mamma mia, posso dire una cosa? Mi era mancato dirlo. Sembra la Yankee Candle a caramello No. salato. Cioè, penso se Food Spring sarà guardando questo video, dicevo, questa è pazza. Sì, oh. No, ve lo giuro, che bella sensazione. Ma wow, questa è proprio caramello salato, raga. Ah, adoro. La consistenza è simile a quella. Proprio una crema. Wow, ecco, vedete? Protein cream. Scusate, salted caramel, caramello salato. Io lo preferisco ancora di più a quella al pistacchio perché questa qui è un gusto unico. Io ne ho provate tante, ma ne ho provate veramente tante di creme proteiche e non ho mai provato, correggetemi se sbaglio, ma mai, me non ricordo un sapore così buono, una crema al caramello salato proteica. Questa è eccezionale, veramente buona perché si sente il dolce del caramello, ma si sente tantissimo il salato. Wow, raga, questa per me batte assolutissimamente pistacchio. No, vabbè. Wow. Però queste le vedi? Queste sono la tentazione, perché questo è così io. No, vabbè. Wow! Questa è nel carrello, eh? No, vabbè, la consistenza proprio è bella, è proprio una crema. E poi ve lo scriverò anche giù, ve l'ho detto anche nell'unboxing, prima di passare un attimo al burro. Io quando ho fatto l'ordine, ma anche la seconda volta mi è uscito un codice o un link, io vi lascio il link, che per ordini di 40 euro, quindi con un importo minimo di 40 euro, inserendo questo codice o link, adesso non mi ricordo neanche com'è, vi scalano 15 euro, quindi buono perché risparmiate tanto e più di un 10% di sconto. Dal momento in cui voi acquistate, ve lo rilasciano anche a voi. Comunque, protein cream, caramello salato, Food Spring, complimenti, meraviglioso. Proviamo il burro d'arachidi. Molto famoso. Ma dopo questo video andrò su TikTok e mi sarà la pubblicità di Food Spring. Peccato che non c'era anche il ragazzo che faceva la pubblicità della crema al pistacchio. Ve li dico. Allora, il baratto è da 250 grammi, tutto di vetro, 100 grammi, 596 calorie, grassi 46 grammi, carboidrati 12 grammi, aspettate, zucchero 5,9 e proteine 30 grammi. Scusatemi, ma io sono una ciecata, poi Food Spring fa l'etichetta, si dice, l'etichetta trasparente, quindi aumenta il mio livello di difficoltà. E siamo botto un pollo. Perché c'è l'olio. Vabbè, io dopo 10 anni. Cioè, ragazzi, ho messo un botto per girarlo, ma ovviamente è normale perché il burro comunque è stato fermo per tanto tempo. Poi di qua fa veramente fredda l'era glaciale, quindi fa freddo e così è. Comunque, l'ho girato bene bene, assaggiamo. Ma toglietemi una curiosità. Ma esiste, lo fanno anche i crunchy, io adoro tanto il burro d'arachidi crunchy, assaggiamo. Cioè, zuccato, tutto cosa. Molto pastoso, ma il burro d'arachidi è così. Buono, me lo aspettavo leggermente un pochino più dolce, però alla fine è buono. Alla fine il burro d'arachidi è così, cioè. Sinceramente, c'è un prodotto che non è che come la crema che andate a mangiare anche così, oh. Quindi questo qua va sempre accompagnato su una galletta con lo yogurt o banana, oppure questa è la mia casella, oppure la mia combo preferita: pane, burro, marmellata,
burro d'arachidi, cioè io adoro, impazzisco. No, però alla fine dai, ci sta, è buono. Forse tra tutti quelli che ho provato non è il più buono, però sinceramente è buono. Cioè, easy, però lo volevo provare, mi devo togliere questo sfizio. Ovviamente questo in estate si scioglierà tutto e sarà ancora più buono. È buono, alla fine se vi trovate su Foodspring e avete finito il burro, vi state trovando a fare l'ordine, prendetelo perché alla fine è valido come prodotto, ma... Quindi questo non ce ne frega, buono, tutto a posto. Per quanto riguarda l'oro, questa, se non l'avete provata, andate su Foodspring, fate l'ordine perché se siete un amante delle creme proteiche non potete non avercela. E Foodspring non mi ha pagato per dire questo, sapete che io con le recensioni sono molto sincera, infatti per questo molte aziende mi apprezzano e molte mi odiano, ma mi odiano nel vero senso della parola. Comunque questa è veramente molto buona. Questa a pistacchio sinceramente mi aspettavo qualcosina in più. E quindi nulla, io non mi dilungo tantissimo perché per provare tre prodotti mezz'ora di video. Quindi noi ci vediamo nel prossimo video, non so se con una challenge oppure con un altro video recensione perché ne ho veramente tanti da provare. E quindi nulla, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, fatemi sapere nei commenti voi se li avete provati e cosa ne pensate.